Ebbene sì, a grandissima richiesta. Ma non è vero, ma basta con sta leggenda metropolitana. Invece è vero, perché a grandissima richiesta. Ah, scusami. Molti hanno scritto, ma perché non fate più Take Me Out? Lo facciamo. Eccolo qua. Ricordo che noi ogni sera dal lunedì al venerdì alle 9:30. Dove siamo? 9:15. Siamo su Twitch. Su Twitch in descrizione. Ma con questo link. Che sì, bello. Manchi solo tu. Manchi solo. Ma vieni. Ma tra l'altro perché dovrebbero venire su Twitch se già vedono il video su YouTube? Perché questo è un estratto. Esatto, cioè, mentre su Twitch, cioè, voi vedete 15-18 minuti. Quei 15-18 minuti sono almeno un'ora e mezza di live, esatto, su Twitch. Quindi, ragazzi, mi raccomando, non vi perdete nulla su Twitch. Esatto. Se chiudete questo video che avete ancora voglia di guardarci, venite su Twitch. Ah, c'è quella anni 70. Bello! La puntata speciale. Bella! Tutte vestite a tema. Lo scopriremo solo dopo aver visto uno degli appuntamenti dell'ultima puntata. È vero che lei finalmente se n'è andata. La coppia più improbabile della storia. Fake. Questa è la fake mia, out, altro che fake. La tua donna ideale? Com'è? Mi ci avvicino oppure hai un ideale per... No! No! Come no? No! Riccia, scura di carnagione, un po' una mediterranea. Ma l'ha capito che lei non c'entra proprio nulla con i canoni di bellezza che piacciono. Capelli a lui? Capelli ricci, cioè, a lei piace, scura di carnagione. Una siciliana e si è preso una tendente al norvegese. Ovviamente sai quando deve scattare la scintilla? Sapevo, io l'avevo detto. Cosa ho detto? E non è scattata la scintilla. Per adesso forza. Benvenuti a questa festa, questo speciale dedicato agli anni 70. Ario pronti? Che entrino le ragazze! Fate entrare le donne! E poi così. Da, 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 da. È facile. Cosa stava succedendo dietro? Mi sono girato e c'era una persona che faceva così. Io devo darmi a TikTok. No, per favore, non lo fare. Guardalo. Come impila i libri nello scaffale. John Travolta. John Travolto. Che travolto. Lucia, buonasera. Dio mio. Ma questa è ancora qua. E non ce la piglia nessuno. Vorrei dire. Ma un piercing quello. Sì. Pensavo era un neo. L'ho capito alla quinta puntata. Te lo giuro. I colori. I colori. E gli accessori. Miss Italia andava per la prima volta in televisione sulla Rai, ovviamente. Ma prima la cosa incredibile è che il concorso lo facevano in radio. Radio, ovviamente. Ma non è un concorso di bellezza. Ma chi giudicava era lì, non è che giudicava uno da casa sua. Ah. Non era votazione. Ma così ha più senso. Scusa. Ascensore occupati, il ragazzo è libero. Single, fatti vedere! Fatti vedere! Però mi piace, è simpatico. Sì. Ehi! Che cazzo se ne può? Ehi! No, è cugino campone. Così il quadretto è già più completo, sì, però. Oddio, eh? Quello a sinistra. C'era l'acuto. Pensavo che. Se non sto poi era più carino da sentire. Quindi sono tre. Ma come fa di soppiatto proprio? Sembra zenigato. È la pantera rosa. No, qual è il ragazzo che deve. È tutti e tre. Tutti e tre. Sì. Ma cosa è successo a quello quella sinistra? Sì, quello di là, quello di là, quello di là. Mamma mia, quello... Non azzecca un tempo. Quelli sono circensi. O circoncisi. Quello non, sinceramente spero di non scoprirlo mai. Se non c'è attrazione, fate di ciao. Unplay! Deve piacerti almeno uno dei tre. Però sono simpatici, mi piace perché non sono i classici fighi che arrivano, esatto, con l'addominale. Vero, vero. Li apprezzo. Mi metto al centro, facciamo i cugini di campagna. Spento tutto il mio entusiasmo che avevo. Applaudiva quella. Cosa, come guardala? Ma che fette sono? Io voglio essere quella a sinistra. Fa tutto tranne che andare a tempo. Non lo so, ma è un uomo stupendo. Si sta proprio divertendo. Mentre con Mirko ci siamo conosciuti l'anno scorso in palestra. Siamo conosciuti l'anno scorso in palestra. Bellino. Fagione. Che faccia brutta fa. Ma guardalo. Bellino. Fagione. Benin, Benin. Oh, Bud, tanto carino, tanto. Ok, ho scelto il mio uomo dei tre. Guardate che non tocchi il mio Alessandro. Supermercato.
Questo richiede molto impiego di tempo. Parlo dal supermercato. Ma c'ha gli orari, non lavora in un bar o nel ristorante. 8 ore al supermercato. Ci sono i turni nei supermercati, eh. Una su 29 è un successo clamoroso. Diciamo che il difetto o la cosa brutta se la dicono a vicenda. Ah, che bello, quindi ognuno dice un difetto. Un'idea ogni 3x2. Ma cosa devono fare le ragazze con te? Quindi indeciso. Alessandro è l'eterno indeciso. Guarda questo qua, ragazzi, se è una cosa indecorosa. Ok, il social. Sono 2,25 euro. Io non mi ricordo l'ultima volta che tu hai aperto qualcosa. Abbiamo il tirchio, l'indeciso e il social. Katia! Accesa il gendo per gendo. Katia non si spegne mai. Non si spegne manco per sbaglio. Ma neanche in tutti se i sensi proprio. Non si spegne mai. Ah, con la gamba infilata così. Io vengo da Genova. È genovese. Ah, Florilla, genovese signori. Ora dovete andare lì e spegnere tutte le ragazze che non vi interessano e lasciarne accese 6. Ok, quindi due ragazze a testa. Poi bisogna vedere però se la ragazza sta, cioè magari una che vorrebbe stare con Marco lui in realtà vuole Mirko. Ciao. Spenta Giada. Ciao Giada. Spenta Sara. Ciao Sara. Ancora una ragazza da spegnere. Ciao cazzo. Ciao cazzo. Andrea, Loredana, Giulia, Yanira, Viviana e Florilla. Voilà. Vieni a ballare la febbre del sabato sera con noi. Scatenato l'Ale. Guardalo come parte cattivo, aggressivo. Non ha tempo però. Guardalo. Cioè come fai a non andare a tempo? Ma come fai a non scegliere lui? È quella la vera domanda che devi farti. Guardalo come non... Ma raga, come fai? Guarda i piedi. Fantastico. Ma è completamente su un altro tempo. Sì. No, tu non hai capito. Sono loro che sono su un altro tempo. Lui è su quello giusto. E lui è il tempo. E allora andate e fate la vostra scelta. Date verso la luce, ragazzi. Ma attenzione, con cautela. Spetta Yanira. Ciao Giulia. Spetta Giulia. E quindi Andrea, Viviane e Florin. Eccole qua, le abbiamo. Vado io? Sì. Florille. Florille! La più fortunata. Con chi vorresti uscire? Andrea. Marco, che tu uscirai con Viviana. E sento i pelucchi del cuscino, allora mi metto così. Lo lecco per addormentarmi. Cosa lecca? Il cuscino. I pelucchi del cuscino. Ragazzi, io non vedo l'ora di vedere il vostro triplo appuntamento. Io non vedo l'ora che ve ne andiate invece. È arrivato il momento dell'appuntamento di Maria. Questo appuntamento mi servirà a scoprire come lui caratterialmente. Perché lui è andato lì apposta per lei. Lo ricordiamolo. Sono un tuo grandissimo fan e quindi volevo conoscerti. Si vedeva che eri un po' una ragazza con la testa sulle spalle. Cioè, da tutto, dal tuo sorriso, la tua simpatia. Che cazzo sto guardando? Voilà! È andata bene. È andata bene. Buonasera, benvenuta Silvia. Buonasera Desi. Buonasera Stefania. Ehi, guarda come shakera. No, si è fatto male. Sta cadendo, sta cadendo. È scivolato. Palesemente. Ma cosa diavolo? Io sono Daniele. Mi spengo. 16. Mi spengo. Tararam, turu, turu, turu. No. Perché? No. Perché mi sembra un torero, un po' le mosse. Si chiama ballare. Se non vi piace, via la luce! Il mio lavoro prevede molta progettazione, capacità nel prevenire i rischi. Piccate doti di problem solving. È questo, è lui, eh. La mia vera passione l'ho scoperta soltanto pochi anni fa. Non lavorare. Mi piacerebbe diventare un ballerino professionista. Guarda lì come fa la calce. Che la vendemmia potrebbe fare muovendosi così. Ah. Non amo le discoteche, l'inverno sta arrivando. Just non sono esattamente. Non male, dai, ne abbiamo perse poche. Molto solare, mi piacciono le feste, mi piace vivere la vita in pieno. Però non mi piace lui. Daniele ha preparato un'esibizione che negli anni 70 se la scordano. Va, Daniele, va. Ma cosa vuoi fare? Aia. Guarda, sono capace anch'io così. Barci che viene andare. Signori, io non mi alzo solo perché non voglio farlo sfigurare. No, allora, secondo me i professionisti del settore in questi casi devono stare seduti. Esatto. Cioè non posso, non veramente. Puoi. È troppo. Cioè potrei fare anche solo. E vabbè, allora!
Facile così, vuoi umiliarlo. Finisce lì. Sì. Ho sempre voluto imparare questi balli un po' così sensuali, e però abitando in Val d'Aosta purtroppo questi corsi non ci sono. Non c'è sensualità in Val d'Aosta. L'hanno levato. Sono solo mucche, dai, e montagne. Mucche che ballano così, però. Vai e che il flower power sia con te. Vai, vai, scegli. Aspetta Sara. Ha spento Sara. Quale oggetto del 2017, ai tempi di oggi, portereste con voi? Mi immergerei negli anni 70 e mi vivrei l'atmosfera con le comodità, comunque le cose di quei tempi, senza portarmi nulla dietro. Rosy. Una boccetta di profumo vuota e riempirla con il tuo odore ad usarlo quando tu non ci sei. Daniele, hai visto la luce? Allora, vai! Aspetta Gianna Rosy! Scegli lui! Scegli lei, ragazzi! Oh, via, via! A una delle coppie dell'ultima puntata. Oddio mio! Cucù! Mi ha sorpreso un po', sì, la sua entrata. Lui è enorme! Ma un armadio a quattro ante! Su, inizia. Che faccio windsurf? Mi piace leggere, per esempio. Leggere. Leggere che? Quindi se io dovessi invitarti al mare. Al mare sì, ci verrei. Perché devi far vedere il fisico al mare, va bene. Io invece faccio la settimana di musical. Capendo di te comunque che abbiamo poche cose in comune. Brava. 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 Simone, in brava realtà Simone. Vuole un uomo. Il mio fascino e sicuramente si scioglierà. E invece? Si è sciolto lui. Single? Fatti vedere! Ma sono suoi quei capelli? Valderrama veramente? Chiamo Giovanni e vengo da Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano. Adoro! Se non c'è attrazione, fategli ciaone. Io non lo c'è. Words, ti senti il re della foresta. Words, lo saluto se mi sto guardando da qua. Ma perché? Accesa Annabelle! Ragazze, ricordate, se non vi piace, via la luce! In futuro voglio fare l'avvocato. Sto studiando biologia, quindi tutto ciò che è natura, mare, è meraviglioso. Quindi... Potete fare causa a un delfino per unire gli interessi. Scusa, mi è arrivato un Ma perché è tardi? Sei stanco? Ho fatto... Ci separa solamente la tua amica Elisa, che ci deve raccontare una piccola, piccolissima cosa su di te. Giovanni ha una strana passione per le bandane colorate. Le usa per fare sport, per andare in palestra e per andare al mare. Bellissime. Che difetto ha? Su cosa? Sulla bandana. Ma perché ti stanno spegnendo? Cioè, questo è il suo peggior difetto? Avere delle bandane. Ma che cazzo? Non gli ho trovato un difetto. Come ha detto, lui sta studiando giurisprudenza, io studio scienze politiche. E che il flower power sia con te. Vai, vai, zio! Bravo! Che carino! Vuoi fare cambio? Vuoi metterci con lui? Se si può per un certo tot. No, no, per sempre. Un certo tot. Quando ero giovane anch'io ero così, Con quei capelli. Con quei capelli. Non è mai, sorriso. Non è mai avuto i così tanti. Neanche sì, quando facevi il furetto. Fisico. Tennis. A doverci dire chi porterai alla nostra Techni House. Sarà dai, diccelo. Faccio un doppio fallo per Loredana. Metta Loredana. Tranquilla Loredana. Ma sta piangendo lei, raga. Dio mio. Che ce la ringrazia. Ah, bacio così subito. Limonallo. Salutiamo gli anni 70. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Panaro. Panaro anni 70. Attenzione. 70 panari. Quanti panari? Vengo anch'io.